di attirare più pubblico dando uno scoop con la notizia il passaggio al PDL, per la vocazione a stare con i vincenti. È vero, male che non abbia funzionato, che il tempo brutto vince chi dello scoop. Vabbè, questo è un piccolo inconveniente. Vabbè, Beppe, diciamo rapidamente alcune cose. Insomma, questo è il quarto incontro che noi realizziamo. Abbiamo fatto un incontro con il primo con Enzo Scarpa, il secondo con Borghello, il terzo con Placella e tu sei il quarto. Seguiranno poi Campa, Belcaro, Funari e altri che avranno voglia di venire. Quello che noi stiamo facendo questi incontri e cercando di misurare la temperatura della democrazia cittadina, cioè capire effettivamente, soprattutto per quanto riguarda poi un tema specifico e un luogo specifico molto emblematico e simbolico, che è quello del Consiglio Comunale, qual è lo stato dell'arte dal punto di vista appunto del funzionamento, della capacità di dialogo del Consiglio Comunale proprio interno e con la città e nei processi decisionali. Normalmente articoliamo questi incontri in tre pezzi. Il primo è chiederti una breve presentazione, una breve biografia, chiaramente politica, perché però se vuoi aggiungere anche degli elementi di altro tipo, e quindi diciamo anche rispetto all'esperienza che tu hai a livello nazionale. La seconda invece è proprio sul funzionamento e la tua pratica quotidiana di consigliere comunale, cioè come valuti effettivamente il funzionamento e appunto lo stato di salute del Consiglio Comunale nelle sue diverse articolazioni, sia sul piano proprio del funzionamento della macchina, sia nel dialogo con la giunta, sia anche con proprio la macchina amministrativa invece, eccetera, eccetera. E del rapporto con il Consiglio Comunale, evidentemente in città, come luogo del dibattito politico. Il terzo pezzo dell'incontro è invece legato ad alcune questioni rilevanti che sollevi tu o che pure vengono sollevate da noi nella discussione. Ti chiediamo l'autorizzazione a firmare questa cosa, perché poi lo mettiamo normalmente sul sito e lo diffondiamo, in modo che anche se siamo normalmente qui pochi, però questo aiuti a costruire un dibattito. Evidentemente tutto questo sarà materiale che noi poi utilizziamo per cercare di fare anche una sintesi che aiuti evidentemente una logica anche di prospettiva e di capire. Questo è un luogo, ecco, questa è l'ultima cosa, questo è un luogo che noi abbiamo aperto a maggio, che vuole essere un luogo di intersezione, di incrocio di persone che hanno e gruppi, associazioni che hanno voglia di ragionare assieme. Non c'è uno specifico tematico, nel senso che evidentemente l'attenzione alla cultura politica è molto forte, ma non è soltanto questa, quindi ospitiamo proprio in una Venezia che sempre più fatica a trovare spazi spesso anche disponibili di accesso libero e immediato, noi proviamo ad aggiungere un pezzettino. Ecco, questo è un po' quindi un'operazione anche molto locale legata a Canareggio, ma evidentemente non solo. Per esempio, due giorni fa abbiamo ospitato questo incontro sulla democrazia partecipata. Facciamo cose anche molto diverse, che vanno dai canti tibetani a gatti e cani, ai dibattiti invece sui valori importanti, quelli grossi, e poi anche mini cineforum che ogni tanto realizziamo. Vabbè, questo per come introduzione, quindi lascerei a te aprire un po' con il primo tema. Sì, no, tuo percorso intanto vi ringrazio per l'invito, perché sono abbastanza rare le occasioni in cui si può fare il punto al di là della contingenza e al di là di quelle che poi definite come le questioni rilevanti da trattare nella terza parte, quindi poi le tratteremo, però date anche a me l'occasione per fermarsi un attimo, riflettere, collocare la propria esperienza istituzionale, in questo caso dentro una prospettiva che è più di medio-lungo periodo e non è quella delle
delle tante emergenze che poi quotidianamente si rincorrono e che spesso poi condizionano anche la capacità di... Per cui, seguendo la scaletta che proponete, ma io la faccio molto breve sul piano della biografia, nel senso che la mia storia è una storia, insomma, da sempre, fin da quando ero piccolo, nei movimenti sociali, cioè fin dai primi anni della scuola media superiore, nei movimenti degli studenti, nella pantera all'università, poi tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, un'esperienza che appunto tra anni 80 e 90 è un'esperienza esplicitamente anti-istituzionale, come cultura politica e come esperienza anche pratica, un'esperienza che è stata appunto nel Movimento per la Pace contro i missili negli anni 80, nel movimento antinucleare alla metà fine degli anni 80 intorno a Chernobyl, nella solidarietà internazionale, Nicaragua, Salvador, Palestina, eccetera, che è stata un'esperienza nella comunicazione indipendente. Io sono stato fondatore e redattore per lungo periodo di una radio di movimento che trasmetteva e trasmette tuttora a Brescia, sono stato poi redattore una volta che sono trasferito per studi a Padova di Radio Sherwood, un'esperienza dentro soprattutto quella che si può definire l'area dei centri sociali autogestiti, che poi ha subito nel corso degli anni anche diverse metamorfosi, no? Perché erano, insomma, quando li occupavamo negli anni 80 è una cosa diversa dalle realtà che ancora oggi vengono occupate, dove ci sono passate almeno tre generazioni di attivisti. E poi è stata un'esperienza che è sfociata in quel grande ciclo che sta tra Seattle, Genova e il movimento contro la guerra in Iraq tra il appunto 1999, 2003, 2004. È un'esperienza da cui nasce anche il mio impegno istituzionale, cioè misurarmi con il tema del governo locale non è mai stata per me una scelta individuale, ma è nata da un dibattito e da una riflessione che tra il 96 e il 97 ha investito l'area sociale, politica di movimento di cui facevo parte. È iniziata proprio, se volete, a partire da quello che è stato forse il momento di maggior allarme intorno alla vicenda leghista-secessionista. È un dibattito che abbiamo aperto da una parte su una suggestione che veniva da molto lontano, no? Che era quella del dibattito intorno all'autogoverno delle comunità che nasceva dall'insurrezione zapatista del Messico del 94, ma che qui precipitava dopo la presa del campanile di San Marco nel dibattito che, proprio a partire anche dal primo mandato di Massimo Cacciari a sindaco di Venezia, vedeva il sindaco e la giunta comunale di Venezia protagonisti tra 96, 97, 98 di un tentativo che allora venne chiamato prima Movimento dei Sindaci, poi Movimento del Nord-Est, di provare a declinare il tema del federalismo e delle autonomie in chiave democratica, diciamo forzando da sinistra e non
lasciare questo tema, quello appunto delle autonomie e del federalismo, preda della propaganda e dell'iniziativa della Lega o addirittura di ipotesi secessioniste più radicali. Su questo tema c'è stato l'incontro e la discussione con Massimo Cacciari ai tempi e parallelamente su un altro versante, che era quello della ricerca di nuove forme di welfare, c'è stato l'incontro, il confronto e la collaborazione con Gianfranco Bettin, che ai tempi era assessore al sociale e prosindaco di Mestre. Questo altro versante da cosa trae l'origine? Dal fatto che siamo alla metà degli anni 90, quindi in una situazione in cui nei quartieri della terraferma il problema della diffusione, del consumo, della dipendenza da eroina ha ancora dimensioni drammatiche, cioè 94, 95, 96 i morti per overdose d'eroina e la diffusione dell'HIV era pesante, insomma, e lì a partire dall'esperienza del centro sociale Rivolta e dal dibattito europeo sulle politiche di riduzione del danno sviluppiamo un progetto di intervento appunto nel quadro proprio delle politiche di riduzione del danno antiproibizioniste, ma al tempo stesso fortemente impegnate nell'affermare un'indipendenza dal consumo delle droghe, in particolare delle eroine in quegli anni, che sfocia poi in una collaborazione con un gruppo di operatori di base su questo versante che fanno intervento di strada, che inizia una collaborazione con l'allora assessorato alle politiche sociali. Quindi diciamo i due terreni, no, di avvicinamento a questo tema della dimensione istituzionale del governo locale sono da un lato l'apertura di un dibattito su federalismo e autonomie e la possibilità di declinare in senso antileghista e radicalmente democratico questi temi, e dall'altro il tentativo di costruire dal basso nuove forme di welfare, nuove forme di risposta a contraddizioni sociali vecchie e nuove che viveva questo territorio. È da lì che nel 97 nasce la mia candidatura, appunto prodotto di una discussione collettiva e non di una scelta individuale. Inizia anche questa, diciamo, avventura nelle istituzioni cittadine. È chiaro che questa esperienza non è mai stata poi uguale a se stessa, perché, come dire, da allora rimango ancora un giovane consigliere comunale, nonostante nel contesto rimango ancora un giovane consigliere comunale, ma le cose sono poi molto cambiate, ci sono state fasi anche molto, molto diverse, nel senso che poi, come sapete, a metà di quel mandato, nel 1997, Massimo Cacciari viene confermato sindaco per la seconda volta, e a metà di quel mandato, proprio sulla base di quel dibattito federalismo, autonomie, si tenta di mettere in discussione il monopolio Forza Italia-Lega sulle istituzioni regionali con la candidatura dello stesso Cacciari, per cui quel mandato si interrompe anticipatamente nel 2000. E lì c'è, come dire, una prima cesura, no? Che apre già una fase diversa da quella con cui questa esperienza era iniziata, e così intreccio anche gli elementi, tra virgolette, di biografia anche con la riflessione, no? Su come è cambiato, diciamo, in un'apparente continuità, no? Della storia del centro-sinistra e governo di Venezia, come in realtà ci siano state fasi anche molto diverse, no? Che hanno visto anche una riarticolazione dei poteri, dei pesi, e anche alcuni cambiamenti, poi insomma,
c'è chi anche in quegli anni faceva delle esperienze amministrative importanti e magari mi aiuti in questa ricostruzione, perché secondo me ricostruire questa prospettiva di medio-lungo periodo ci aiuta anche a capire i problemi e i nodi con cui dobbiamo confrontarci oggi. E 2000 quindi, e tra l'allora PDS e la Margherita nasce la candidatura di Paolo Costa, che era appunto il rettore uscente e ministro dei lavori pubblici uscente dell'esperienza del primo governo Prodi, e che per noi era una candidatura in prima battuta del tutto indigeribile, perché fortemente legata all'esperienza che lo stesso Costa aveva fatto come uno dei 5 esperti del cosiddetto collegio internazionale indipendente relativamente al progetto Mose, no? Per cui si produce una rottura. Noi al primo turno non sosteniamo le stagioni delle primarie, erano di là da venire, noi al primo turno non sosteniamo Paolo Costa e costruiamo quello che poi giornalisticamente verrà definito il polo rosso-verde, cioè una coalizione tra i Verdi con questa forte apertura civica, Rifondazione Comunista e una lista civica che si chiamava Città Nuova, che ottiene il 18% dei voti al primo turno e chiude faticosamente un accordo con lo stesso Costa di programma per gli anni successivi. In quell'amministrazione, tra il 2001 e il 2005, faccio l'assessore alle politiche sociali e rapporti col volontariato, e quel mandato, con le contraddizioni, i problemi che anche per la sua origine si portava dietro, si conclude poi con il disastro della vicenda Cacciari-Casson del 2005. Perché dico che portava con sé, no, quel tipo di contraddizioni? Devo dire che è un'amministrazione che secondo me ha realizzato cose importanti per la città, nel senso che al di là delle cose che mi riguardavano direttamente come impegno, come responsabilità, cioè in quegli anni non solo consolidiamo, no, ma innoviamo anche significativamente il sistema di welfare locale e comunitario, ma al di là di questo è l'amministrazione che riesce a ricostruire la Fenice, che completa il disegno dico per utilizzare due riferimenti simbolici, no, che completa il disegno del più grande parco urbano d'Europa, che è il parco di San Giuliano, con importanti interventi. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che vengono realizzate significative, ma essendo un'amministrazione guidata da Paolo Costa, è un'amministrazione che non affronta uno dei nodi che anche oggi, poi li vedremo, ci troviamo davanti, no? Che è quello, lo riassumo con una formula, no? Chi decide in questa città? Poi, no? Poi, vuol dire, credo che poi i ragionamenti anche stasera cerchiamo magari di farli precipitare su questo punto, no? Quali sono i poteri reali che in questa città esercitano e come determinano e orientano le scelte di fondo, quelle vere, che poi condizionano fino in fondo la vita economica, produttiva, sociale, anche politico-amministrativa, in ultima analisi, di questo territorio. Boh,
quelle contraddizioni risolte portano alla vicenda, io credo di leggerla così, oltre che, come dire, per un condizionamento anche della politica nazionale, portano alla vicenda a cacciare i Casson, perché lì sì che avevamo tentato di fare una battaglia insieme allo stesso Cacciari per ottenere che la scelta del candidato sindaco, allora c'era l'unione di centrosinistra, venisse fatta attraverso il metodo partecipato delle primarie. Su questo c'è una netta chiusura delle nomenclature di partito, sia pare il PDS era diventato già DS ai tempi, sì, sia dei DS che della Margherita. C'è sicuramente, questo secondo me è stato allora l'errore che abbiamo compiuto in quella vicenda, il fatto che noi non spingiamo fino in fondo sulla questione primarie, ma preferiamo scegliere con un pezzo maggioritario dei DS la candidatura di Casson, che avrebbe dovuto essere una candidatura, come dire, di garanzia. All'epoca Felice era il pubblico ministero che usciva dall'inchiesta su Gladio e quindi era quasi portato all'impeachment Cossiga e dall'aver guidato la battaglia giudiziaria sulle morti operaie al petrolchimico di Porto Marghera, per cui, come dire, era, riassumeva. Dopodiché, ecco, allora l'ho giurato, mai più passaggi magistratura politica, basta. Per me quella è stata l'esperienza decisiva in questo campo, per cui, come dire, vaccinazione è stata nel 2005 la vaccinazione per il futuro, perché poi ne abbiamo visti anche altri di questi passaggi, ma diversi di passaggi magistratura politica, che è una cosa impensabile in qualsiasi altro paese europeo, no? Io ho provato a discuterne con dei compagni tedeschi una volta, ma da voi se un PM, uno Staatsanwalt facesse un passaggio, da noi non è neanche, come un editore di grandi catene televisive o di quotidiani non può fare un passaggio del genere, neanche un pubblico ministero può da una settimana per l'altra, ma neanche in prospettiva fare un passaggio di questo genere. Adesso, a parte l'aneddoto, no, ma allora facciamo questa scelta, e è andata come tutti sappiamo che è andata. Lo dico anche per dire che quella vicenda ha però, con alcune scelte che poi sono state compiute tra il 2005 e il 2010, anche condizionato insieme a una particolare contingenza nazionale e internazionale questi ultimi tre anni, diciamo, di amministrazione Costa, perché, come dire, alcuni elementi, diciamo così, di profonda degenerazione anche del rapporto tra di profonda degenerazione del rapporto tra le istituzioni e tra le istituzioni e la città nascono in quella fase. Pensate ad esempio tutta la vicenda del Lido, no? Quest'idea, no, che i commissariamenti sono la soluzione rispetto ai mali della democrazia, della burocrazia, dell'amministrazione, eccetera, e nasce e si consolida tra il 2005 e il 2010, e una volta che meccanismi di quel tipo sono stati costruiti e messi in campo, è ben faticoso smontarli, no? Perché poi sono meccanismi che non sono neutri, sono meccanismi che rispondono a interessi ben precisi, e una volta che sono stati
sono partiti, no? Anche con una serie di automatismi di carattere giuridico, contrattuale, di vincoli, di obbligazioni. Smontarli poi è molto faticoso, insomma, ecco. Mi fermo qui per il momento con la parte di ricostruzione, diciamo, storico-biografica. Però, se vogliamo interloquire su questa parte oppure affrontiamo... Siccome siamo pochi, lo facciamo in maniera molto informale. Quindi, allora, io direi, partiamo da questa tua premessa. Cioè, tu dici, in qualche modo c'è stata una sfida, no? Cioè, una storia costruita sostanzialmente sui movimenti sociali, sul conflitto, eccetera, eccetera, dice ci confrontiamo con la questione delle istituzioni. E lo facciamo per capire quali sono gli spazi di agibilità politica, no? Di democrazia locale. Una serie di ragionamenti che si faceva anche sulla, che per, in parte sono ancora validi, sulla differenza tra il livello locale delle istituzioni e quello per esempio nazionale, allora, o regionale. La mia domanda, chiaramente semplificata e quasi banalizzata, è: ma insomma, alla fine tu, Beppe Caccia, dopo praticamente dal 97 ad oggi, cioè siamo di fronte a una storia di presenza di, dentro le istituzioni di più di 15 anni, no? Quasi come Berlusconi. Alla fine ti senti tu come progetto politico, evidentemente, certo, no? Certo, perché certo. Tu hai detto prima, io sono, ho accettato questa sfida perché qualche anno l'abbiamo decisa assieme, un'azione collettiva, non è stata una tua iniziativa individuale. Certo. Dopo 15 anni, 16 anni, di fronte a quello che tu hai detto adesso finendo, cioè appunto i lacci e lacciuoli dei meccanismi procedurali, della sottrazione di pezzi di democrazia portati tutti in una logica emergenziale che quindi appunto è il simbolo del commissariamento su molte questioni, ti senti ingabbiato dentro questa cosa o pensi che in qualche modo sia accaduto qualcosa di rilevante rispetto alla tua lettura rapporto conflitto istituzione? So se la domanda è chiara e secondo me anche corretta. Ecco, io direi che sono cambiate molte cose nel frattempo, cioè perché cosa sono oggi i comuni è molto diverso da cos'erano i comuni 15 anni fa. Cioè noi, per rispondere alla tua domanda, dobbiamo affrontare questo aspetto, no? Allora, il ragionamento su cui noi avevamo costruito questa, appunto, sfida, incursione, chiamiamolo un po' come vogliamo, era stato allora un ragionamento che facevamo sul cambiamento della struttura produttiva sociale, no? Lo chiamavamo ragionamento sui nessi amministrativi, cioè che nel passaggio da una fase dello sviluppo capitalistico che era stata caratterizzata dall'organizzazione fordista, centralizzata, del lavoro di fabbrica, eccetera, alla produzione in rete, decentrata, diffusa, fondata su modelli di piccola e media impresa, eccetera, così le istituzioni locali avevano assunto un ruolo ben diverso da quello come pianificazione statale, adesso la brutalizzo, no? Sì. Come pianificazione statale stava al fordismo, così i nessi amministrativi, cioè l'organizzazione del governo locale, stava invece alle reti produttive, territorializzate, localizzate del post-fordismo. E cioè? Cioè che i comuni, da essere l'articolazione amministrativa di una macchina centralizzata, avevano invece un ruolo e una valenza politica diversa da quella che avevano avuto in passato, potevano contare di più. E non a caso succede questo tipo di riflessione nostra di parte. Coincide con che cosa? Coincide col passaggio 1991-93, crisi della Prima Repubblica, crollo del sistema dei partiti che aveva caratterizzato i 30 anni di storia italiana precedente e innovazioni anche dal punto di vista istituzionale sui comuni. Non dimentichiamoci che cosa significa dal punto di vista anche
diciamo anche di una rilegittimazione di queste istituzioni locali, l'elezione diretta del sindaco. Adesso noi possiamo vederne anche tutti gli aspetti autocratici, deresponsabilizzanti, eccetera, ma allora nel 91-93 l'elezione diretta dei sindaci diventa una ricostruzione di un rapporto anche tra istituzione locale e territorio e società locale, no? C'è un passaggio non da poco da questo punto di vista, che non a caso è l'unica nota positiva rispetto anche all'esito delle elezioni politiche del 94 e l'inizio del lungo ciclo berlusconiano. Sì, della stagione dei sindaci. Sì, insomma, sì. Quella prima stagione dei sindaci, no? Orlando, la rete, per esempio. Sì, no, ci sono anche esperienze politiche dal movimento dei sindaci qua che ricordavo prima, alle esperienze siciliane. Insomma, diventa uno spazio interessante da questo punto di vista. E questa è una prima fase. C'è una seconda fase che è quella, dico sempre dal mio punto di vista di parte, no? Che è quella che coincide con il movimento così, diciamo di critica alla globalizzazione neoliberista, no? Dicendo qua tra i grandi vertici c'è un'evidente crisi dello Stato nazionale, no? Qua ti faccio un salto in avanti, fine anni 90, inizi del nuovo secolo, no? C'è un'evidente crisi dello Stato nazionale che però vede erosi i suoi poteri dall'alto, no? Nel senso che ruolo di grandi organizzazioni sovranazionali come WTO, il ruolo dei vertici degli otto grandi, del Fondo Monetario, insomma tutto il dibattito anni 90 da questo punto di vista, che cosa può resistere a queste politiche diciamo di tipo imperiale, no? Proviamo a vedere se esperienze di autogoverno locale e la capacità di fare rete tra le città, no? Non è un caso che in quegli anni noi affianchiamo ai grandi forum sociali mondiali di Porto Alegre eccetera anche dei forum delle autorità locali, no? E lì si sviluppa un lavoro anche molto interessante. Negli anni in cui sono stato assessore, per esempio, abbiamo fatto un lavoro importante con città europee come Barcellona, Saint-Denis, che vuol dire la banlieue di Parigi, eccetera, su la costruzione di una carta europea dei diritti dell'uomo nelle città e anche su politiche concrete poi di implementazione, di traduzione pratica di questi diritti in politiche locali di welfare in rete con le altre città, no? Su questa idea che in fondo il rapporto tra esperienze di governo locale che si relazionavano con le loro società locali in termini di partecipazione diretta dei cittadini potesse costruire un contraltare, no? Una sorta di contropotere rispetto a quello. Il primo periodo comunque insomma fa no, sperare. Primo, secondo, primo eccetera. Però dobbiamo anche leggere che cosa è intervenuto, poi vediamo la traduzione locale, no? di questi ragionamenti. Che cosa è intervenuto poi invece negli ultimi anni? Cioè, qua che ci sia stato con la crisi un cambiamento anche profondo del. Uno dei due grandi nodi che io credo dobbiamo affrontare, cioè per arrivarci al punto, no? Cioè tu hai avuto delle politiche di austerity che sono state fatte pagare negli ultimi 4 anni essenzialmente a livello locale di governo. Se tu vedi, no, a cascata la gabbia d'acciaio del patto di stabilità su scala europea, il riverbero sul piano delle politiche economico-finanziarie degli stati nazionali, in Italia in particolare l'80% del costo del mantenimento dei vincoli del patto di stabilità europeo sono stati fatti pagare in questi anni alla finanza locale. Tu scriveresti una frase del genere, mentre nella prima fase si apre uno spazio in cui è possibile usare una funzione di tipo redistributivo sul piano sociale, economico e anche culturale di potere, cioè una funzione di redistribuzione, siamo ormai entrati in una fase di estrazione invece di valore, cioè in cui si sottrae valore al territorio.
Questo stai dicendo? Sto dicendo non è che è mai stato bianco nero, non so, parliamo sempre di un contesto di opportunità. Siamo obbligati anche un po' a semplificare. Di un contesto di opportunità. No, siamo obbligati a semplificare. Allora io dico, ascolta, se questa cosa è vera, cioè uno dice, allora se oggi siamo entrati in una fase talmente regressiva dal punto di vista di questa funzione, no? In cui appunto non è vero che sia in grado di acquisire spazi di democrazia, risorse anche, no? Dal punto di vista dell'accesso a risorse, dal punto di vista del fenomeno della gestione istituzionale locale, se questa cosa quindi diventa invece che l'istituzione comunale sotto assedio diventa anzi la longa manus, anzi la più beota longa manus di un meccanismo di sottrazione di valore ai territori. Questo la tendenza di fondo è questa, ma scendo anche molto nel concreto, questo che voglio portarti a dire è che se la vedi in questa teoria dire bene, venendo dal conflitto torna lo vedo sempre come una parentesi istituzionale, lo vedo sempre come un campo aperto, no? Ma com'era un campo aperto prima? Allora, faccio un esempio molto concreto locale, no? Negli anni in cui sono stato assessore alle politiche sociali, 2001-2005, il Casinò di Venezia è arrivato a dare netti al comune, lascia perdere tutte le valutazioni che possiamo fare di carattere etico sull'attività di gestione del gioco d'azzardo, no? Il Casinò di Venezia è arrivato a dare in termini di netto, guadagno netto consegnato alle casse comunali, fino a 107 milioni di euro in un anno, che corrispondevano allora all'incirca, no? Io ci ho scherzato anche in qualche convegno coniando questa formula del gambling welfare, cioè era più o meno il costo complessivo del welfare locale. Ci metto dentro tutto, gli asili nido, le scuole materne, fino all'assistenza agli anziani e disabili, tutto quello che ci stava in mezzo, con la possibilità anche di fare sperimentazioni particolarmente avanzate, di erogare parecchi contributi all'affitto per le famiglie meno ambienti, poi ci aggiunge la legge speciale, ecco, questo te lo dicevo sulla parte partite correnti, no? Sulla parte invece investimenti, opere pubbliche, potevi godere di immagini. Diciamo, no, ma eravamo nel 50-60 milioni anni di legge speciale che con una serie di moltiplicatori che erano legati a un utilizzo virtuoso del credito, no? Per cui questi diventavano i 50-60 milioni che c'erano nelle finanziarie, diventavano poi mutui che si accendevano e quindi opportunità ulteriori che aprivi, no? In termini di contributi alla residenza, per i restauri, contributi addirittura per alcuni anni si fecero dei bandi di contributi per l'acquisto della prima casa, insomma, era chiaro che in presenza di un piatto ricco di risorse, anche anomalo rispetto ad altri comuni, ma comunque in una fase in cui, come dire, la gestione di un certo tipo di welfare su scala locale consentiva un po' dappertutto, ma in particolare in questa città, consentiva anche di fare delle politiche redistributive avanzate di costruzione di servizi importante, significativo, eccetera. Ecco, oggi queste cose qua non ci sono. Queste due voci che ti ho citato a mo' di esempio, queste due voci qua non ci sono. Non ci sono in un quadro che è complicato dal fatto che le politiche di gestione della finanza pubblica che sono state imposte in questi anni su scala europea e nel rapporto tra governi nazionali e autonomie locali non hanno solo avuto una valenza negativa dal punto di vista della drastica, drammatica riduzione delle risorse, hanno avuto un'ulteriore valenza negativa, che è quella che ha a che fare con i vincoli
con i limiti, con i condizionamenti che vengono messi alla possibilità del, diciamo, non c'è solo il taglio delle risorse, c'è anche il fatto che ti condiziono su come spenderle, cioè che ti ho ridotto i margini effettivi di autogoverno locale. Questa cosa qui, in questa città in particolare, si intreccia con un problema, se vuoi, storicamente mai risolto, che è quello relativo ai poteri reali e alla sovranità effettiva che c'è in questo territorio, no? Perché? Perché in fondo, adesso, questo, facciamo finta che non, non c'è una registrazione che va in rete, no? Ma in fondo era un po' questo lo scambio che c'era, no? Il MOSE, il Consorzio Venezia Nuova, il monopolio definito dalla concessione unica per tutti gli anni 90, certo, veniva contestato dal comune, ma di fatto quello aveva le sue risorse, i suoi canali di finanziamento, e al tempo stesso però aveva risorse e canali di finanziamento per la città. Non a caso il consorzio, la lobby politico-affaristica che al consorzio fa riferimento, ha mangiato e ridistribuito, non nel senso della ridistribuzione sì. del welfare, qui al senso di un'altra ridistribuzione, una quantità di soldi impressionante, ma al tempo stesso però non mancavano le risorse per fare le operazioni della legge speciale, non mancavano le risorse per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria della città, no, c'era una sorta di tacito scambio. Nessuno l'ha mai trattato e nessuno l'ha mai negoziato. Sì, anche se i rapporti di forza, voglio dire, con una logica del tipo tu prendi 10 o certo, sei molto ottimista sul fatto che il rapporto fosse il rapporto quantitativamente fosse 10 a 1. Certo. Però c'era questa cosa qua, insomma, le risorse per la città, per il welfare, eccetera, c'erano. E questo era, come dire, un, chiamiamolo, no, un tacito patto sociale che ha retto la città negli anni 90 fino alla metà del primo decennio degli anni 2000. C'è anche però l'altro aspetto, no? Quello relativo al fatto che sono, ed è questa se vuoi la logica anche meno accettabile, no, dei principi del patto di stabilità interno, no? Che anche se tu sei virtuoso, no? Che anche se tu riesci a fare come amministratore locale una serie di operazioni virtuose sul piano, se fai quadrare bene i tuoi conti, no? Comunque sia, io ti penalizzo, comunque sia io ti dico più di questo non puoi spendere, comunque sia io ti dico puoi spendere ma solo in questa direzione, cioè guarda solo le ultime cose che stanno uscendo, no? Ultimi provvedimenti del governo Monti, no? Puoi impiegare fuori dal patto di stabilità le risorse che ricavi dalla privatizzazione delle aziende che erogano servizi pubblici locali, cioè la logica è una logica che non è solo voglio risparmiare e voglio trasferire meno risorse dal centro alla periferia, no, attraverso la leva finanziaria voglio farti fare determinate scelte politiche, no? Ed è tutto il tema della privatizzazione dei beni comuni, dei patrimoni immobiliari e mobiliari, della privatizzazione delle società, dei servizi pubblici locali. Ed è questo, se vuoi, l'aspetto più odioso delle politiche che a livello europeo e poi a cascata a livello di governi nazionali sono state imposte a livello locale. Questo per arrivare a rispondere a Gian Pietro, cioè è tutto maledettamente più difficile, più complicato, no? Ma mai come oggi io credo che servirebbe un investimento su questo piano, cioè mai come oggi questa dimensione del governo locale, non solo perché è la più vicina ai cittadini ed è quella che in qualche modo
l'iniziativa diretta, no? Il conflitto sociale su base locale, la partecipazione conflittuale, c'è una bellissima espressione che usa spesso Etienne Balibar nei suoi ultimi lavori, no? Dice che non c'è solo da rivendicare la cittadinanza, ma bisogna rivendicare una cittadinanza insorgente, no? In queste condizioni la cittadinanza è tale se si afferma conflittualmente, non può pretendere di essere ascoltata diciamo in un processo discorsivo, irenico, eccetera, no? La cittadinanza può riaffermarsi soltanto se è insorgente, se si pone su un terreno di rottura. Allora, mai come oggi, proprio per queste ragioni, no? Perché il livello istituzionale di governo, che sarebbe comunque, per ragioni ovvie, il più aggredibile dall'iniziativa dei cittadini, dei movimenti, dalla partecipazione, dal basso, no? Per capirci, e proprio perché rappresenta una contraddizione aperta, perché soprattutto in paesi come il nostro, dove non c'è mai stato un welfare statale maturo, no? Cioè, questo è il paradosso italiano, no? Arrivi tardi, no? nel completare un sistema di welfare universalistico, no? E tanti pezzi non sono universalistici del welfare italiano, rimangono pezzi comunque che garantiscono diritti in termini corporativi, in cui l'accesso alla sfera dei diritti è sempre legata alla propria condizione lavorativa, contrattuale, particolare, eccetera, no? Rimane un paese di particolarismi, di corporazioni, eccetera, no? Ma dico, diversa da vicende centro e nord europee, no? Arrivi tardi, tireremo in barca, però. Sì, no? Arrivi tardi a cercare di completare una risposta in termini di stato sociale, no? In un quadro nazionale, eccetera. E non a caso l'Italia, rispetto agli altri paesi europei, è il paese dove gran parte poi delle escludi la previdenza, escludi l'assistenza sanitaria che è più o meno garantita a livello regionale, anche qui con forti differenziazioni territoriali, ma il resto delle prestazioni di welfare sono prestazioni che vengono assicurate a livello dei comuni, e giustamente anche l'impostazione di quel timido tentativo di dare un quadro normativo al welfare in Italia, che è la 328 della Turco nel 2000, è fortemente centrata, no, sul ruolo dei comuni. E proprio per questo sarebbero, come dire, il luogo di contraddizioni da tenere aperte, no? Cose che poi. Proviamo a fare un passo anche per aprire un po' il dibattito. Sì. Cioè, io direi, teniamoci a mente questa cosa, perché poi la proviamo a misurare su alcune questioni anche cittadine, certo, no? Però io lascerei aperta una domanda, quindi non ti chiedo di rispondere adesso, perché mi pare che ci sia però una biforcazione fondamentale. Proprio leggendo questa cosa che dici tu, in qualche modo, quel patto che si era costruito, in cui c'era una sorta di distribuzione delle risorse molto squilibrata, manipolato, molto squilibrata, ma comunque quel pezzo, voglio dire, continuava a fluire. Oggi siamo di fronte alla biforcazione, perché quella funzione distributiva si è interrotta, cioè non c'è più, non passa più benzina in quei canali per poter distribuire, o ne passa talmente poca che costruisce dei livelli di frammentazione, di opacità, di piccole rendite di posizione che sono però antidemocratiche, anche, voglio dire, rispetto ai bisogni, non sto dicendo, rispetto a chi ha bisogno, cioè diventa una guerra fra poveri, o diventa una guerra fra chi in qualche modo riesce a mantenere delle sacche di resistenza. No, da una parte quella funzione distributiva che si esaurisce, che però uno potrebbe anche dire, no, io rimango dentro perché presidio quel po' di funzione distributiva che rimane ancora disponibile. La seconda ipotesi è un'ipotesi invece di cambiamento radicale delle regole, no? Del funzionamento del governo locale e della costruzione e della produzione di democrazia, e lì dentro vedo uno spazio importante dal punto di vista, vedrai uno spazio importante dal punto di vista della cittadinanza insorgente o della controdemocrazia di Rosan Barón, insomma, di queste robe qui.
Però mi pare che questa scelta è una scelta veramente dirimente e che non vedo nel dibattito politico neanche né a sinistra, ma ve lo dico con molta franchezza, non lo vedo neanche, ma forse è un mio deficit di informazione, neanche nel mondo dei centri sociali. Allora, lasciare aperta questa cosa qua come orizzonte per poi alla fine ritornarci. Invece sarebbe utile un tuo passaggio sulla macchina, cioè, perché questo è, poi voglio dire, allora, lavorare sulle funzioni distributive o lavorare sul cambiamento delle regole significa conoscere la macchina, conoscere la sua modificabilità. E qui farei una domanda molto, molto diretta, molto schietta. Per esempio, perché chi è venuto prima di te, in qualche modo quasi tutti hanno detto, i consiglieri comunali contano un cazzo, lo dico in maniera così, tanto per capirci. No, ma è vero. E quindi in realtà quel po' di spazio si crea in un rapporto extra consiglio, cioè in qualche modo nelle logiche delle frequentazioni, dei rapporti politici e personali. Allora la mia domanda è, si può essere consiglieri comunali che pesano soltanto se si sta in un rapporto privilegiato con la maggioranza e con la giunta, e quindi questo vorrebbe dire, voglio dire, un certo tipo di scelta, o c'è uno spazio anche di cittadinanza insorgente anche per chi fa un lavoro di opposizione all'interno del consiglio comunale? Questo mi piacerebbe però proprio con concretezza, Beppe, visto che voglio dire, tu la conosci bene la macchina, insomma. Ma io dico che appunto quella vicenda dell'elezione diretta dei sindaci iniziata nel 91-93 ha chiaramente progressivamente svuotato le assemblee elettive. Adesso questo è un processo strutturale, non è che possiamo girarci tanto intorno ai posteri, dire se un bene o un male, no? Nel senso che, sai, prima c'erano consigli comunali, Venezia aveva 60 consiglieri comunali eletti con metodo proporzionale ed era il luogo delle infinite mediazioni, trattative, spartizioni, lottizzazioni, tutto il possibile immaginabile. E ecco, non so se nessuno, non credo che nessuno dei presenti rimpiangerebbe quello che erano i consigli comunali di 60 consiglieri che tra una cena ai Doforni, una al Colombo, facevano e disfavano le giunte, si spartivano gli appalti, eccetera. Ecco, era quella roba lì. Le istituzioni locali della prima repubblica erano quella roba lì, appunto. Era però anche un foro politico in cui andavano per esempio le prime donne in consiglio comunale, cioè ci stavano, sì, perché era una vetrina, era sì, un luogo, certo, 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 per carità, erano anche questo, sì, ricordo il mitico discorso di Giaquinto davanti al consiglio comunale, beh, c'era quella roba lì, poi c'era anche la cucina, c'era la poesia e anche molta prosa, però ecco. Per cui c'è questo svuotamento delle assemblee elettive ed è evidente che si è affermato un potere crescente che sta sia in capo alla figura del sindaco, che però non possiamo pensare come una figura, chiunque se sia, adesso faccio un discorso sganciato dai diversi sindaci e dalle diverse personalità magari dello stesso sindaco che in questi 15 anni abbiamo incrociato. Faccio un discorso che, come dire, diventa la figura intorno a cui poteri formali e poteri reali in qualche modo precipitano, no? Devono trovare lì una sintesi, una mediazione, una composizione, no? In qualche modo. E dall'altra parte hai dei consigli comunali dove, immagino nelle parole di chi è venuto le scorse settimane, poi c'è anche tanta frustrazione, no? Perché
uno poi deve rispondere ai lettori, deve rispondere a riferimenti sociali, politici, è sollecitato continuamente dalla città e alla fine, no, viene comodo dire no, il Consiglio Comunale, guardate, non conto un cazzo, non lasciatemi in pace, perché no. Dopodiché è faticoso che poi richieda il voto uno che parte dal fatto io non conto un cazzo, no? Io credo che il Consiglio Comunale, i consiglieri comunali possono contare nella misura in cui reinventano quel tipo di ruolo, no? C'è sempre, no? Grande insegnamento di uno dei maestri del diritto italiano, no? C'è sempre la Costituzione formale e la Costituzione materiale. E a Costituzione formale, dimmi posso? Sì, no, però io non sto capendo niente, mi sembra di capire sempre di più che il sindaco fa il brutto cattivo tempo come vuole lui, o capisco male, cioè i consigli, no. Scusami, il consiglio comunale, è una premessa, questo non ho finito, ci saranno delle regole, ci saranno delle votazioni, ci sarà della gente che alzerà la mano, metterà su non so, in qualche maniera votate, cioè voglio dire, com'è che si può creare una figura così di grande potere, come così mi sembra che emerga dalle descrizioni che sento ultimamente, quando in realtà dovrebbero esserci delle normative, cioè è possibile mai? No, scusa, se ho trasmesso questa sensazione qua, cerco di spiegare meglio, perché non volevo dire questo, allora. No, grande distinzione, Costituzione formale e Costituzione materiale. La Costituzione formale di come funziona, no? Sulla carta, testo unico degli enti locali, il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività dell'amministrazione e ha degli atti fondamentali che compie, no? Il primo atto fondamentale che compie è quello del voto sul bilancio di previsione. Voteranno? Bilancio di previsione e del voto poi su tutti gli strumenti di bilancio, no? Bilancio di previsione, assestamenti e bilanci consuntivi, no? Insieme a questo bilancio tu voti una relazione politico-programmatica che è, come dire, diciamo il programma di fatto il programma di governo, no, quindi tu voti risorse, politica fiscale locale, politica di spesa come il Parlamento, adesso veniamo al punto come i parlamenti, no? Seconda cosa che tu dovresti avere come siamo sempre sul terreno formale, no? Terreno formale, politiche territoriali, no? Il Consiglio Comunale dovrebbe essere l'organo sovrano sulle politiche urbanistiche, no? Vota i piani, i programmi di carattere urbanistico, eccetera. Lasciamo perdere che ci sono state alcune innovazioni che vanno in quel senso di svuotamento dei poteri delle assemblee elettive, per esempio l'ultima normativa quadro urbanistica regionale che ha consegnato alle giunte, sia all'organo esecutivo, quelli che sono in realtà dei pezzi fondamentali delle politiche urbanistiche, che sono i piani attuativi. Cioè, come traduci, no, il grande disegno dei vecchi piani regolatori generali, che adesso si chiamano piani di assetto del territorio, piani di intervento, come questi vengono poi tradotti in, no, ho deciso che quel quadratino colorato di blu è residenza, no, con un indice di edificazione di quel tipo. Ecco, cosa poi ci si fa concretamente? Lì sono i piani attuativi, no? Piani di recupero. Sarà stata votata anche sta roba. No, questa roba qua è stata per esempio passata dalla più recente normativa urbanistica regionale alla competenza delle giunte, per cui formalmente non passa più nei consigli. Questo è il quadro, se vuoi, formale. Tutto quello che è convenzioni, accordi di programma con altri enti, con altri livelli istituzionali, deve passare dai consigli comunali. Bene, tutto questo sta sul terreno formale, per cui non stiamo parlando di poca roba, no? È come il modello qual è? Quello
che nelle democrazie parlamentari è il rapporto tra l'istituzione parlamentare e l'esecutivo, no? Il rapporto tra giunta e consiglio dovrebbe essere questo, con una differenza sostanziale rispetto all'ordinamento del nostro paese, sì, che è legato all'elezione diretta del, sì, sindaco, per, certo, cui il premio di maggioranza è legato all'elezione diretta del sindaco. Un consiglio che fa dimettere un sindaco decreta il suo immediato scioglimento, cioè il destino, diciamo, sì, ti assicuro che poi questa cosa non conta poco, no? Cioè se tu sfiduci il sindaco decidi di andare a casa. Sì, ho capito, l'ho visto come se succede in Parlamento, no? Che non no, Parlamento non è quello, no, il Parlamento non è... i parlamentari perché nessuno... No, il Parlamento non è così. Qui va a casa, no, ma ascolta, no, qui va a casa, il Parlamento va a casa, il Consiglio Comunale come così, se va a casa il sindaco. No, mi state fraintendendo, non intendevo dire che è lo stesso meccanismo. Lo so che non è così, voglio dire che naturalmente siamo sul terreno formale, esatto, uno allora, vuole andare a casa, quindi... che cosa è successo concretamente, adesso ti dico cosa succede concretamente per tutte queste voci, che cosa è successo nella nostra realtà, cosa è successo per tutte queste voci. Allora, politiche finanziarie di bilancio. Tu hai queste politiche finanziarie di bilancio che sono state in buona parte in realtà sottratte al Consiglio Comunale. Perché? Perché cosa succede? Succede che tu non sei negli ultimi anni mai stato nella condizione di fare autonomamente un bilancio con una certezza relativa alle entrate e altrettanta certezza rispetto alle regole di spesa. Qualsiasi governo nazionale, centro-sinistra prima, governo Berlusconi poi, governo tecnico Monti poi, governo dei larghi intesi, cioè tutte e quattro possibili formule che abbiamo conosciuto negli ultimi 5-6 anni in questo paese, non hanno mai messo nella condizione un consiglio comunale di poter fare come si dovrebbe fare a norma di legge un bilancio di previsione prima del 31, io faccio prima del 31 dicembre del 2013 il bilancio di previsione del 2014, questa è una corretta gestione delle risorse, no? Il bilancio di previsione del 2013 è stato votato alla fine di luglio e siamo stati bravi perché a Milano lo stanno discutendo adesso il bilancio di previsione del 2013. Sai cosa significa questo? Significa che tu lavori, adesso entro in dei tecnicismi ma aiutano a capire cosa è successo in questi anni, no? Tu lavori nella logica che viene chiamata dei dodicesimi, cioè anno per anno gli uffici, i servizi dell'amministrazione comunale possono spendere mese per mese per ragioni precauzionali, non puoi spendere poi di più di quello, un dodicesimo del bilancio che era stato loro assegnato nell'anno precedente. Seconda cosa, in realtà non sono veri dodicesimi, perché tu sai che le politiche di questi anni ti portano anno dopo anno a dover fare tagli, riduzioni di spese, eccetera, per cui prudenzialmente fino alla fine di luglio i servizi del comune sono stati costretti ad operare gran parte, salvo quelli che avevano degli obblighi contrattuali di spese con soggetti terzi, a metà di un 12, cioè lavorare ogni mese prima di luglio con un 24esimo del bilancio dell'anno precedente. E questo è il dato con cui dei servizi comunali hanno dovuto operare in questi ultimi anni. Ma ti aggiungo un fatto, c'è anche a fianco di questo, come dire, una, se vuoi, drammatica anche sproporzione, no? Dal punto di vista degli strumenti, cioè è chiaro che difficoltà economiche, difficoltà nel trasferimento delle risorse, tecnicismi applicati agli strumenti di bilancio, cosa hanno fatto? Hanno fatto che
i saperi stiano tutti in gran parte, in questo caso non è neanche un problema del rapporto consiglio-giunta, no? Consiglio esecutivo, eccetera, ma stanno nella struttura tecnica gestionale, no? Per cui, adesso non voglio essere cattivo, ma non so quanti consiglieri comunali legano un bilancio. No, per quello, no, volevo farti su quello di questa questione, perché è rilevante. Allora, perché, però questo è il nodo, diciamo, la prova di carico, perché se uno, cioè uno può essere messo in una condizione di dire, ancora lì in maniera usando un francesismo, o faccio l'utile idiota, no? Nel senso che sono in consiglio comunale e voto sì o no, secondo, diciamo, la geografia politica all'interno della quale mi iscrivo, maggioranza o opposizione, proprio perché non ho gli strumenti di formazione per decidere. Oppure, se voglio essere un consigliere, diciamo, competente o che ha accesso a tutta una serie di informazioni per poter decidere, dichiaro, faccio un'operazione di denuncia politica che la macchina, così come oggi funziona, non è in grado di permetterti questo tipo di processo decisionale. Perché è vero il tema che dici sul fatto che l'incertezza nasce da una serie di operazioni, no, di taglio e di finanza pubblica centralizzata, ma è anche altrettanto vero, perché questo ne abbiamo conoscenza tutti, che viene anche usato questo tipo di meccanismo per cui si porta approvazione un bilancio preventivo sapendo che è fasullo, e tanto poi c'è l'assestamento. E chi vota un bilancio fasullo sta votando contro o a favore sapendo che è un bilancio fasullo. Sto estremizzando, Beppe, però, per capirci. Allora il problema è, stai parlando con uno che avrebbe voluto fare fasulli in questi anni. Però quello che ti chiedo è, la tua condizione di consigliere comunale messo di fronte a questo tipo di situazione, che è gravissima secondo me, no? Perché appunto o fai un'operazione pregiudiziale, io voto contro o a favore, ma non c'entra niente il tema oggettivo in cui sto, che ho sul tavolo, oppure faccio un'operazione di denuncia talmente forte che in realtà significa come chiamarsi fuori dall'attuale macchina istituzionale. Adesso estremizzo, però, perché mi piacerebbe con... c'era Vito e poi io volevo dire una cosa. Io lavoro in comune, quindi conosco abbastanza da vicino anche tutti questi meccanismi qua, però volevo cambiare un attimo discorso e fare due domande su cose che io sul tuo intervento non ho capito bene, che penso possano anche chiarire meglio dal punto di vista politico anche il comportamento politico della sinistra. Allora, la prima domanda è questa, se volete mi rispondi, se no non importa. E perché no, al primo sentito, perché no, perché non vuoi che metterti più con magistrati che scendono in politica? Questa è la prima domanda. La seconda è, vorrei capire perché i centri sociali, che spesso propongono delle istanze che secondo me vengono appoggiate dalla maggior parte dei cittadini, istanze sull'economia, su una economia più egualitaria, sulla libertà, istanze ambientalistiche, eccetera, perché secondo te questi centri sociali non vengono visti, hanno poca presa e non vengono visti come... non vengono accettati da molti cittadini, ecco, nonostante appunto secondo me espongano delle istanze molto condivisibili. Okay. Poi... Scusa, sì, io volevo ritornare al discorso di San Pietro, qual è l'autonomia dei consiglieri comunali anche di fronte alla giunta e agli assessori che arrivano in consiglio comunale con pareri o con formulazioni già belle preconfezionate e voi chiamati a votare, e in più una precisazione, il PAFT è di consiglio comunale ma i PI sono già della giunta. Sì. No, i PI sono di consiglio. I PI sono di consiglio e i piani attuativi sono della giunta. Sono sì, della giunta. Sì, vabbè, ma i piani di intervento. Ma i piani attuativi. I piani attuativi praticamente fanno il territorio e quindi è in mano alla giunta ed è di questi giorni, sì. Tu sai, sono di questi giorni varie delibere che condizionano fortemente il nostro territorio e di cui il consiglio comunale può fare altro che prendere atto.
e questi sono i piani attuativi previsti per legge quanto vogliamo, ma gli assessori chi li mette? Noi li eleggiamo noi. Sì, provo a rispondere, sì. Parto prima da queste questioni e poi arrivo a quelle di Vito, no? Sì. Questo ragionamento vale sui bilanci, vale, e te lo facevo sul piano formale, no? Dal punto di vista sostanziale, no? Poi cosa succede? Che questo tipo di logica delle emergenze, no? Che abbiamo visto poi operare, della rincorsa delle emergenze, porta alla logica del fatto compiuto, no? L'espressione che usava Andreina è abbastanza appropriata, no? Arriva il pacchetto pronto, no? Magari con tempi ridottissimi perché chissà che cosa succede. Ecco, io non so che cosa hanno detto i colleghi di maggioranza e di opposizione che sono venuti. Io credo che, come dire, i margini per contare ci siano. Io non, cioè, tenuto presente questi processi di carattere strutturale che abbiamo davanti, ma non è vero che non contano, non possono contare i consiglieri comunali, insomma, io posso portarti tanti esempi di come provvedimenti portati dalla Giunta siano stati profondamente modificati, come un certo tipo di operazioni siano state bloccate prima, riviste poi, e gli esempi sono tanti. Cioè, se si vuole, se non si ragiona con la testa, come dire, se non si ragiona con delle logiche un po' da caserma, no? Che io vedo ogni tanto operare, no? Per cui arriva il diktat, bisogna fare così, no? O per un malinterpretato senso della disciplina di partito o di coalizione, o per la paura di andare a casa, no? Perché poi l'altro meccanismo è questo, no? La paura di andare a casa, eccetera. E poi scattano, come dire, i richiami all'ordine, no? Ma non sempre va così. Posso farne di esempi anche recenti, ve ne faccio uno noto anche abbastanza, cioè, per come era entrato il famoso piano di assetto del territorio, è cambiato, poi può non essere il no plus ultra, ha forti limiti e contraddizioni, delle cose che si era riuscita a inserire nel PAT a proposito di linea ad alta velocità, di sublagunare, di regolamentazione del traffico delle grandi navi, eccetera, eccetera. Per cui, se dei miei colleghi hanno detto che il Consiglio Comunale non... Fate tutte le premesse di carattere strutturale, lo svuotamento delle assemblee elettive, eccetera. Il Consiglio Comunale, sulle cose di sua competenza, può provare a contare, se ha la volontà politica di farlo. Questo significa che, e torniamo un po' ai temi di sfondo, no? Questo significa che da solo un Consiglio Comunale può cambiare scelte politiche di fondo che riguardano la vita e lo sviluppo di questa città? La risposta in questo caso è no. È no, perché, no, perché è molto di quello che succede all'esterno di un Consiglio Comunale che poi condiziona anche le scelte. Voglio dirti, se non ci fosse stato in questi ultimi 3 anni un movimento significativo di cittadini sulla questione dell'allontanamento delle grandi navi dalla laguna di Venezia, ma non solo non si arrivava all'articolo 35 bis del PAT che dice obiettivo dell'amministrazione comunale è l'estromissione definitiva dalla laguna delle imbarcazioni incompatibili con essa, ma non si sarebbe neanche mai arrivati a quella decisione molto contraddittoria, molto limitata, molto rischiosa per altri aspetti che ha assunto il governo il 5 novembre scorso. Per cui la risposta è: i consiglieri comunali possono, con la loro azione anche all'interno del Consiglio Comunale, determinare cambiamenti, riorientamento di politiche, provvedimenti, eccetera, dell'amministrazione, ma è complessivamente quello che si determina in termini di rapporti di forza sociali
all'esterno che determina quello che puoi portare a casa in termini di risultati all'interno di un consiglio comunale. Quindi la risposta è un po' più articolata da questo, sì, però, da questo punto di vista. Però lottare continuamente, allora andiamo a votare per il consiglio comunale, andiamo a votare, poi alla fine ci tocca scendere in acqua per bloccare navi, scusa, e allora è vero che non servite a niente, no? Sì, o no? Avete fatto gli stravolgimenti del PAT e poi la regione dice no. E quindi ma sono battaglie aperte, mi sembra una roba anche elementare di approccio alla, non solo alla politica ma alla vita, cioè, non, adesso sinceramente no, che testa di Roberta prima, allora c'è una risposta che devi aver vinto prima, poi Roberto. No, scusa, no, Vito, la battuta sui magistrati era una battuta sulla storia del 2005, non va mai a finire bene, cioè se vedi corsi e ricorsi storici degli ultimi 20 anni, no, tu hai queste figure di magistrati che sembrano il cavaliere bianco che arriva risolutive dei problemi che la discussione politica non riesce a risolvere, che poi si rivelano dei bluff. Faccio l'elenco in ordine cronologico di Pietro Casson, per quanto riguarda, io per un anno ho pensato che con quello che era stato i risultati a Milano, Napoli, con Pisapia e De Magistris, si potesse riprendere a porre quel tema che mi sembra si sia capito per me fondamentale, che dovrebbe essere non affidato a quella roba ridicola che è l'ANCI, no? Che invece è una camera di compensazione di rapporti tra partiti, no? Non è un organo vero di rappresentanza delle autonomie locali, no? È una roba dove si fanno dei giochetti tra i partiti e dove chi ci sta non ci sta con una logica d'amministratore locale che deve difendere le sue comunità, no? Ci sta con una logica che è quella, mettiamoci d'accordo, no? Io ritengo invece che questo tema, che è finanziario e di poteri, no, sul ruolo delle autonomie locali, dovrebbe essere uno dei temi cruciali della discussione politica e sociale in questo paese, e non è con tutta evidenza così, no? Ma, però detto questo, io personalmente pensavo che tra Pisapia, De Magistris, Doria, eccetera, si potesse aprire una stagione nuova che riportava in termini nuovi e adeguati alla situazione della crisi, le cose che ci siamo detti finora, questo tema delle autonomie locali, della partecipazione dei cittadini, della democrazia locale, eccetera, di nuovo al centro della discussione politica, finita malissimo, anche malissimo, ma te lo dico non con lo spirito solito della discussione a sinistra per cui è andata male perché qualcuno ci ha tradito, ecco. Secondo me la storia, le storie grandi e piccole non si possono mai leggere in questi termini, no? È finita così, che alcuni hanno pensato, no, nella vecchia logica, che le esperienze amministrative locali fossero il trampolino per chissà quale grande esploit politico nazionale, altri sono stati schiacciati e soffocati poi da questi casini continui che in queste condizioni governare una città comporta, per cui ecco, era per farti un elenco non è un ci scherzavo un po' sopra per dirti una presa di posizione che tutte le volte è andata a finire male. La seconda, a me interessava più la seconda domanda che avevo fatto, quella sui centri sociali. Secondo te perché appunto perché i centri sociali secondo me queste istanze, lo dico con grande sintesi eccetera, così poi proseguiamo anche la discussione. Perché i centri sociali sono portatori di un punto di vista di parte, cioè non li puoi pensare come un partito o una forza politica, no, sono portatori di un punto di vista di parte, no? La forza della loro esperienza è che cercano di coniugare quello che dicono
le battaglie che fanno anche con un fare, no? L'aspetto, se vuoi, interessante l'esperienza dei centri sociali italiani, ma è un po' un'esperienza anche di tipo europeo, no? Che, e soprattutto questa forza, secondo me, si vede in questa fase di crisi, che mettono insieme, no, lo stare dentro i conflitti, no? Adesso diciamocelo, l'esperienza qua del movimento contro le grandi navi, anche in città, sarebbe poca cosa se non ci fosse anche, come dire, oltre di tanti cittadini, eccetera, anche questo contributo forte dell'esperienza dei centri sociali. Ma la forza di questa esperienza è che mettono insieme questo stare nei conflitti, in alcune battaglie locali, grandi, piccole, eccetera, che siano, con la capacità di sviluppare forme di cooperazione, no? Di mutualismo, si sarebbe detto una volta, no? Per cui sono anche luoghi dove, non so, si fa il mercatino del chilometro zero, del biologico, o si fa il mercatino dell'usato, o ci si organizza per dare risposte anche molto concrete ai problemi di un quartiere, pensa al lavoro che fanno anche. Però perché non fanno presa? Questo chiedevo io, perché non fanno presa? Perché presa, ma non è, non so come dire, non sono esperienze che non hanno, non si pongono il problema. Secondo te? Sì, ma sono esperienze che non si pongono il problema. Non hanno un problema, come dire, di tipo elettorale rappresentativo, non è che devono ciappar voti, ecco, voglio dire, non... Dopo dai, sì, anche quelli che non si fanno male, dai. No, ma ti assicuro, non è quella, non è lei. Io avrei una risposta. Roberta? Forse c'è la... No, Gina ha già parlato, dopo gli diamo proprio Gina, vai. Ha detto Roberta, poi Gina, poi la Chiara e lui. No, è giusto perché siamo qui, mi sento in qualche modo questa presenza un po' impegnata a ascoltare con grande attenzione e a metterci un po' di pensiero, anche se sono molto lontana anche come linguaggio da quello che tu proponi, che è il linguaggio di un uomo e di una persona che è fatto della politica, no? la sua vita. Allora ti faccio, provo a fare alcune, intanto ti sono grata di questa analisi e di questo excursus che hai fatto, che io non sono più solita così pensare in questi termini così conseguenziali, ogni tanto dei barlumi forse di lucidità poi ripiombo nella confusione. In qualche modo, insomma, mi è stato molto utile un po' per rileggere questa vicenda. Io mi ricordo, insomma, questi anni 90 che ci hanno segnato tutti quanti. In fondo io adesso mi sono rimesso in pista un po' con la battuta di Gian Pietro, che ci sono questi che sono rimasti silenti per 20 anni, 10 anni. Mi ricordo quando si passava il campo, adesso siamo qui anche un po' per parlarci così, in campo San Maurizio, io così di Venezia sapevo poco, e dicevo, ma sì, vedi il palazzo lì, è lì che si decide tutto, no? Ecco, tu credi che sia di là e invece è di là. Allora, per me quegli anni, detto proprio così, sono stati segnati da questo. Cioè da una consapevolezza, ma che rimaneva come un'ombra sullo sfondo, di sapere che c'era un luogo dove venivano prese delle decisioni, che aveva un potere che non era quello che tu pensavi, sul quale tu pensavi di poter in qualche modo, come dire, con il tuo voto, il fatto che tu esisti in un luogo che è la città, con le tue le relazioni, i tuoi contributi spirituali ma anche materiali di contribuente, incidere invece, ecco, e mi sono portata avanti forse tanti questa consapevolezza sullo sfondo che è rimasta lì. Adesso una delle domande che vorrei farti è questa: dove sono i luoghi in cui si prendono le decisioni adesso? Cioè, chi decide? L'hai detto prima, no, l'ha detto Gian Pietro. È la questione. Chi decide? Domanda del domani. Chi decide? Dove si decide? Quali sono i ristoranti, tra virgolette, dove vengono prese le decisioni adesso? Perché io non lo so più. Proprio non lo so, forse perché appunto, e sono qui per questo, mi domando se è perché io sono troppo lontana, perché faccio un mestiere che mi porta lontana, oppure se proprio sono io, perché è difficile capirlo. La seconda questione, siccome noi siamo partiti qui dal tema della rappresentanza, ponendo, no, ai consiglieri questa questione, è un problema la rappresentanza? Io te lo dico in modo forse un po', come dire, per sollecitare. Tu di chi senti
Cioè, chi rappresenti tu in consiglio comunale? C'è stato un cambiamento nel tuo senso di rappresenti tu, essere rappresentante di? Senti come una questione critica la questione della rappresentanza e di chi potrebbe, come di, e noi che siamo, io sono cittadina elettrice e contribuente, basta. Sento che sono sempre più impotente. Noi siamo qui per capire anche che cosa si potrebbe fare di più possibile plausibile per uscire da questo, io penso, abbastanza diffuso senso di impotenza che abbiamo. Perciò la questione è anche quella proprio della rappresentanza. Anche se cerca di essere sintetico, Beppe, perché se no non ce la facciamo poi a entrare nella questione, un po' di temi anche delle questioni. Sì, sì, sì. No. Vai. Ma sono due questioni capitali, no? Secondo me la domanda rispetto a chi decide si confronta necessariamente con una fase di transizione. Cioè, se sono partite per esempio le inchieste che hanno portato all'arresto di Baita, all'arresto di Mazzacurati, io non amo le teorie del complotto, però so anche che la magistratura non si muove mai a caso. Voglio dire, gli elementi per fare queste inchieste c'erano 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, eccetera, no? Quindi evidentemente era successo così su grande scala anche per Tangentopoli, no? Quel sistema, no? Quel modo di funzionare, di regolare i rapporti tra affari e politica, tra impresa, grandi opere, eccetera, evidentemente non funziona più dal punto di vista sistemico, no? E c'è, come dire, anche lì ci sono degli assetti che sono chiaramente in movimento. Io non ho neanch'io tutti gli strumenti per capire il movimento verso dove, come, eccetera. Parto dal fatto che in quella logica, no, che è quella, siamo sempre in un campo aperto, no? Niente è mai deciso una volta per tutto, ci sono sempre possibilità da giocare per il cambiamento, per l'innovazione, eccetera. Beh, io dico, è però anche il momento giusto, per chi può dirlo, di dire noi l'avevamo sempre detto, che le cose funzionavano in questa maniera, no? E che c'è un vizio di fondo che bisogna aggredire e pensare in maniera completamente nuova, no? Questo discorso di dire la concessione unica delle opere per la salvaguardia fisica della città e della laguna, datata terza legge speciale del 1984, è il momento di metterla in discussione. Certo, tardi, perché lì ci sono cinque, al di là delle valutazioni che possiamo dare sull'opera e sul carattere risolutivo o meno di quell'opera, comunque sia, lì ci sono 5 miliardi e mezzo di risorse prelevate dalla fiscalità generale, dalle tasche di tutti noi, e quelle sono andate. E non a caso, come dire, è una volta che sono andate queste risorse che la vicenda si sta chiudendo, che partono anche le inchieste della magistratura, no? E questo tentativo di ricambio, eccetera. E non a caso partono nel momento in cui anche i referenti politici di quel tipo di sistema sono sul viale del tramonto, no? Quindi sicuramente siamo dentro una transizione, questi poteri si stanno ridefinendo, ma c'è un problema di fondo, no? Entro anche così nel merito, secondo me, delle questioni rilevanti attuali, no? Questa questione della sovranità della nostra comunità locale sul proprio territorio è per me una delle questioni che resta decisiva. Ma vale che si chiami Consorzio Venezia Nuova, o che si chiami Autorità Portuale sulle Acque, o che si chiami SAVE sull'aeroporto. Cioè, questo punto per cui noi dovremmo cercare, ed è secondo me una delle battaglie di Rimenti, no? L'atteggiamento rispetto a questo nodo, a
al di là degli schieramenti tradizionali o delle etichette o della tessera di partito che uno ha o non ha in tasca, per me quello è discriminante. Cioè, su questo punto, che è quello relativo al fatto, su questo territorio, sul suo presente e sul suo futuro, decide questa comunità locale con procedure democratiche, trasparenti, leggibili, eccetera, e poi ci mettiamo d'accordo su quali sono queste, oppure ci sono dei poteri che non sono poteri elettivi, che non sono, che sono opachi, che non sono ricostruibili, io non so con chi prendermela, no? O quello con cui me la dovrei prendere è così lontano, inafferrabile, che è come se non me la prendessi con nessuno, no? Questo secondo me è il tema decisivo, no? Insieme a quel ragionamento che facevamo sulla finanza, ma questo è l'altro tema decisivo, ed è quello su cui io misuro, tra virgolette, gli amici e i nemici, no? Tu sei per questa cosa, poi possiamo pensarla diversamente su quella soluzione concreta, su quella risposta da dare, ma il primo elemento di discrimine è: vogliamo riportare la sovranità sulla città in mano a luoghi democratici, trasparenti, leggibili, eccetera? Ecco, questo è... Ma sono passati 4 anni, ma niente di ciò è successo. Ma no, come? Intanto, come dire, come? Ci sono tanti, tanti versanti su cui... penso alla vicenda del Lido, si dirà, con tempi molto lunghi, in ritardo, eccetera, però, come dire... Direi non grazie particolarmente al Consiglio Comunale o grazie a particolari... Grazie a una battaglia che è stata fatta dai cittadini del Lido, dalle associazioni, da alcuni consiglieri comunali, purtroppo, è un discorso che non mi interessa, in questo momento, grazie a chi, però, come dire, siamo arrivati al fatto che oggi sei a una rottura netta con i soggetti che hanno fatto il bello e il cattivo tempo al Lido, che lo stesso compendio dell'ex ospedale Mare, l'amministrazione se lo riprende, che puoi pensare di ripianificare quello che è stato sottratto, per esempio alla sovranità della città per cinque anni e passa, eccetera. Penso alla battaglia che si sta facendo in sede di riforma della legislazione speciale per Venezia sulle competenze, sulle acque. Penso a una battaglia... A chi competerà? Sì, ma io per esempio penso da questo punto di vista che l'approccio deve essere radicalmente municipalista, cioè le competenze sulla laguna devono essere tutte ricondotte in capo all'ente comune o a comune metropolitano, insomma, adesso poi capiamo che evoluzioni ci sono da questo punto di vista, no? Penso ad esempio che nel perimetro aeroportuale non può essere la società di gestione il soggetto che pianifica e fa il bello e il cattivo tempo. Ecco, per me questi sono i temi dirimenti, no, della politica locale oggi, ma ha molto a che fare con quei ragionamenti strutturali. Allora, sulla rappresentanza la questione è un po' complessa, perché... cioè, se io dovessi dirti che cosa penso della rappresentanza, ti direi che è un... mi chiami anche in causa per le cose che studio, su cui faccio ricerche, eccetera, è un terreno finito, esaurito, cioè oggi per una serie di ragioni storiche, strutturali, eccetera, non... è strutturalmente in crisi la rappresentanza politico-istituzionale ed è una crisi che è irreversibile, cioè il futuro non è nella democrazia rappresentativa. Però, mi chiami una battuta Beppe, però, su questo, perché mi sembra un discorso, cioè da entrismo leninista questo. Da entrismo leninista, cioè no, se la rappresentanza... Ma non è la democrazia borghese, te lo leggo come processo... studioso, No, però io ho una domanda in sospeso da prima su questo tema, cioè alla fine, cioè, tu rimani, diciamo, all'interno di quel dispositivo di rappresentanza
sapendo che appunto la rappresentanza è finita, storicamente esaurita, sulle due parole, sì, ma... per quale ragione? Sì, ma poi ti, invece ti faccio questo ragionamento, ti darei una risposta come lettura dei processi storici che vengono avanti, quella roba lì è finita, non so dirti che cosa verrà dopo, no, ma quella roba lì è finita. Invece ti do una risposta in termini, diciamo, rigorosamente montesquieiani, nel senso che io sono là e devo rappresentare, appunto, senza vincolo di mandato, ti faccio tutto un discorso di rigore, di difesa, diciamo, di quegli spazi che la Costituzione formale di questo paese per fortuna ancora salvaguarda, per cui sono lì a cercare di fare l'interesse della comunità, eccetera. Adesso se vuoi vado avanti, però e non puoi fare a meno di cercare di fare quel discorso lì, no? E noi per te chi siamo? In che senso? Siamo persone che possono essere rappresentate da voi? Allora, io ti direi che secondo me i cittadini devono finirla di farsi rappresentare da qualcuno e devono prendere in mano direttamente loro. Dopodiché... perché questo fa la differenza. No, dopodiché sento invece la responsabilità. È sempre la roba, adesso lì avresti più strumenti professionali tu. Però ti dico, invece è giusto che tu richieda che io o chiunque altro mi assuma le mie responsabilità di amministratore locale, che risponda in termini trasparenti, disponibili, eccetera, al tipo di richieste che fai, che cerchi di, nell'azione politico-amministrativa e nel ruolo che svolgo, di rispondere alle domande dei cittadini, eccetera. Ecco, c'è questa, secondo me, strutturale ambivalenza, ma che è un'ambivalenza del tempo che stiamo vivendo, ecco. Ok, c'era una breve, perché tra l'altro appunto mi riaggancio proprio spesso tutto quello che è emerso adesso, che mi riprende, quindi se capisco bene non c'è, pare che non ci sia nessun gruppo, partito politico, mettiamolo pure così, che rappresenti i bisogni dei cittadini. Non lo è stato dal 1983, quando sono stati tutti zitti per le questioni del MOSE, delle SAVE, eccetera, eccetera, tutti zitti e adesso si parla. Quindi tutte queste cose che emergono ora, però si sapevano già da prima e tutti sono stati zitti. Quindi no, tutti, però noi evitiamo generalizzazione, molti sono stati zitti, tutti, molti, tanto, regalarti un armadio da non far emergere la questione, abbastanza tanti. Allora, capisco bene che la posizione, in questo caso di Beppe Caccia, è personale, cioè io posso rappresentare, io posso dire, io posso difendere, e che però i cittadini si devono muovere. No, lui non ha detto che è per personale, lui non sta nelle istituzioni come persona, ma che lo ha detto lui, mi risponde lui. Ok. Va bene, io capisco così, se capisco male mi va benissimo essere corretta, e che invece gli altri, tutti, devono muoversi, perché questa è la realtà. Paghi le tasse, fai questo, speri di delegare, perché dici, cazzo, insomma, oltretutto non dovremmo fare altro, oltretutto devo pensare anche a studiare le cose, un lavoro. Oggi ho visto l'assessore della cultura, mi ha detto, scrive che al sindaco, ma dico, sindaco, chi sei l'assessore della cultura, non ho mica capito. No, non alle politiche culturali. No, va bene, ma adesso, tanto per fare un esempio, oggi l'ho proprio confrontata a dire alla biennale, eccetera, e prendo davanti a me, ma guarda che c'è questa cosa, scrive che al sindaco, dico, scusa, mi sei scritto tu? Cioè, allora, no, vabbè, non voglio entrare a banalizzare il discorso, mi sembra proprio. No, però poi la vita è fatta di responsabile. Che dico, alla fine mi tocca studiare come una matta, perché non capisco niente, perché, cioè, voglio. È talmente un tessuto così complicato, difficile, la questione politica, per cui
uno può vivere sulle proprie esperienze, dire non so, io ho fatto questa esperienza, questa qua mi piace, non mi piace, vorrei cambiare questo, vorrei cambiare quello, ma è come dire, scusami, no, perché sennò non no, ho chiuso, posso fare questo, però arrivare io volevo dire una cosa un po' concreta, praticamente un po' più terra a terra. Io sono neofita e sentendo parlare tutti voi, naturalmente io essendo quasi nulla, quasi niente rispetto, diciamo così, alla politica. Che voi... Non preoccuparti. No, non è che mi preoccupo. No, fai la domanda che la domanda mia è questa. Parlando del PAT, io in questo caso mi rivolgo al PAT, diciamo, del piano di attuazione territoriale urbanistico. Io vengo da Mestre, penso che voi siete più o meno tutti veneziani, no? Mezzi e mezzi. Poi veramente veneziani, come sempre, nessuno. Se non ho capito, tu hai dato una risposta alla Roberta dicendo che ormai il cittadino che deve rappresentarsi, se non ho capito male, da se stesso. Giusto. Cosa deve prendersi in mano la manifestare, recitare. Ok. Come chi lo fa in questo modo? Come faccio io? Se io vedo delle incongruenze, per esempio, su certe decisioni che sono state prese nel PAT per quanto riguarda l'urbanistica in certe determinate zone, ok? Ecco, con chi mi vado a relazionare per fare le mie dimostranze, per parlare, per dialogare anche in maniera costruttiva, non solo per me, ma anche per gli altri. Con chi è che mi relaziono? Perché tu hai detto prima che per quanto riguarda il PAT, per quanto riguarda l'urbanistica, sono le, aspetta, come si chiamano? Sono le giunte che si occupano di questo. No, per fatto i piani di intervento è competenza del consiglio. Quello i piani attuativi, cioè i piani attuativi delle decisioni che vengono prese nelle aree, che cosa si fa su quell'area, deposito ACTV di Corso del Popolo, quello è un provvedimento che assume la giunta, nel pubblico e nel privato. Ah, ho capito. Ma sono provvedimenti che hanno sempre poi una fase partecipativa, che è quella delle osservazioni. C'è sempre, per quanto il provvedimento venga scritto dalla giunta, poi c'è sempre una fase di pubblicazione di osservazioni e di giudizio sulle osservazioni, dove ogni cittadino, singolo o associato che sia, può contestare questo aspetto o quell'altro, eccetera. Cioè quell'aspetto, diciamo, stiamo sempre sul piano formale, no? Formale di partecipazione alla formazione del provvedimento urbanistico viene comunque garantita. Per cui io non è che ci credo molto, perché no, ma aspetta, poi veniamo all'aspetto reale. Però neanche questo è osservato. Ragione perché doveva essere istituita la commissione famosa per recepire le osservazioni o per pubblicamente discuterle. Articolo 52 del PAT, Beppe, sì, ecco, si chiamava osservatorio e doveva essere capitanato da urbanistica con tutti gli altri assessorati riuniti. Non è mai stato creato l'osservatorio, non è mai stato reso pubblica quindi la discussione delle osservazioni a cui lui fa riferimento. Vuoi rispondere? Allora, scusa, no, finisce, volevo finire brevemente e dire questo in sintesi. Io come cittadino mi sento impotente, ok? E cos'è che dico? Che la gente, tutte le cose che vengono decise vengono fatte sempre sulla testa della povera gente, perché in questo caso povera inteso nel senso che non so con chi prendermela, con chi fare, con chi relazionarmi. Okay. E allora o che andiamo alle vecchie sistemi, che a me non piacerebbe, che uno deve avere come fanno tanti ancora, in queste giunte però, e queste osservazioni che fanno, vengono accolte certe istanze di particolari
privati, interessi, magari interessi privati, e tu vedi che viene messo da parte e non viene neanche considerato. Ora, questo, a parte che le frustrazioni fanno rabbia, va bene, ecco, e quindi dopo uno magari reagisce, sicuramente, ecco, ma con chi è che io vado a relazionarmi per poter, non è che voglio a tutti i costi io fare quello che voglio, ma avere delle spiegazioni plausibili e concrete che mi dicono, bene, so che è così, e accetto che è così. Perfetto. Ecco, così. Mentre invece io non mi sento cercato di farlo più volte, con chi relazionare? Con chi? C'è qualche altra domanda? Marco, vuoi? Pensavo che c'è un vecchio detto che aiutati che aiutati che il consigliere tale, piuttosto che il consiglio, magari ti aiuta in qualche modo. Cioè, se il cittadino non è attivo, non okay. Si va sulla parte. Però la buona volontà, la buona volontà da solo non basta, perché io devo sapere come utilizzare la mia buona volontà, le mie energie nella giusta direzione. Perché io ti voglio bene, ma se lo faccio male, io ti posso fare ancora peggio, capisci? Devo sapere come devo agire, come devo fare. Non lo so se sei Vito. Io volevo ritornare un attimo al discorso sui centri sociali, cercando di dare anche quella una mia spiegazione alla domanda che avevo fatto prima. Allora, da quello che ho capito, in passato e forse ancora adesso, tu rappresenti, ritornando anche alla domanda sulla rappresentanza, una parte, diciamo, del movimento dei centri sociali. No, per carità. No, allora, ecco, va bene. Non, tre generazioni fa. Sì, chiedo, secondo me i centri sociali perché non vengono accettati? Perché forse hanno delle forme, dei metodi. Ripeto, io condivido moltissime delle istanze, non riesco a capire perché, o forse lo capisco, però non è una mia esperienza puramente soggettiva, non riesco a capire perché queste istanze non vengono accettate dalla maggior parte dei cittadini, come per, in questo caso si è vista la confluenza di questi gruppi all'interno delle lotte, per esempio contro le grandi navi. Però altre istanze che, ripeto, sono estremamente condivisibili, non le vedo, non è forse per una forma di metodo, una forma troppo di ribellismo che possono avere, una forma forse soltanto troppo parzializzata, di formale che hanno loro. Però sono anche molto accettati istituzionalmente invece. Istituzionalmente sì, ma sembra che gli diano il contentino. Non, il contentino. Non è che vengano. Ma mi puoi fare esempi di. Io non conosco tanto i centri sociali, però. Ma delle proposte che fanno e non vengono accettate. Ma certi modi di fare, certi modi di fare, per esempio, istante. Come ha detto sulla mutualità, sradicano completamente, o dovrebbero sradicare completamente, quello che è un certo sistema economico-sociale che viene sulla, per esempio, sulle proprietà, sullo scambio delle merci, eccetera, anche sulle monete alternative. Tantissima cosa. Allora. Sì. Ecco, no, volevo sapere da parte ma in un certo senso, se volete dargli questo taglio, sì. C'è Chiara. Sì, però l'ultima domanda un po' breve, poi tiriamo le sera. No, io facevo questa domanda proprio a lui perché intanto ha risposto molto chiaramente, ti ringrazio perché mi ha dato una panoramica storica di quello che è avvenuto fino nel Comune di Venezia, che è molto chiara, però appunto proprio per questa esperienza che hai avuto, magari rispetto a me sai darmi una risposta senz'altro più organica. Prego. Veramente un paio di considerazioni. I centri sociali secondo me hanno benissimo il loro ruolo per alcune cose di rottura, e tra l'altro sono anche riconosciuti in una serie di posizioni. Poi loro secondo me, io li conosco un po' marginalmente, hanno un meccanismo molto autoreferenziale, per cui è un meccanismo un po' loro, ma anche la loro funzione, come dire, non. Poi dopodiché gli si affianca magari, gli si affiancano altri tipi di movimento, però loro stanno sempre un po' chiusi su se stessi, almeno un po'.
è come far parte di un club che ha una sua funzione, perché sono convinta che i centri sociali abbiano avuto delle punte, hanno salvato secondo me, sì, ma voglio dire, secondo me i centri sociali hanno salvato un sacco di gente dall'eroina, detta così, cioè, storicamente sono, no, no, ma poi io non mi ci trovo perché hanno appunto un modo molto molto referenziale, molto ortodosso e rigido. Ma sì, ma anche i tempi, non mi ricordo il discorso. No, ma anche i tempi, sì, no, erano giovani. Mi sa che non, no, vabbè, ma a parte questo e a parte il fatto dei giudici che secondo me alla fine non sono, non riescono, quello che tu dicevi. Secondo me i giudici non stanno bene a fare i politici perché hanno un'altra testa e devono stare a fare un'altra cosa, ma questa è una cosa. No, ma poi si sono bravi a fare i giudici. Faccio quello, vabbè, ma a parte. No, diciamo, vabbè, però senta con i centri sociali, perché tu è come se tu dicessi, mi atterrisce un po', nel senso, dice, c'è questa fase istituzionale in cui io voglio stare dentro perché ho un margine per fare delle cose. E, però tenete conto che alla fine. E se voi volete, vogliamo partecipare attivamente, potrebbe anche durare. Appunto, perché però appunto, siccome storicamente tu dici giustamente tutto si evolve, ma certo che nessuna forma sociale umana va avanti per tanto tempo. Però noi abbiamo un margine di vita di non so, tot di anni, se io adesso voglio provare a ottenere una sensazione di partecipazione, al più alcune cose vengono fatte e alcune no, però la sensazione del cittadino di riuscire ad avere un minimo di partecipazione secondo me è importante quasi psicologicamente, non so, no? Appunto, poi magari non riesce la cosa che voglio io, ma c'è stata una battaglia di in qualche maniera il fatto mi devo muovere da solo, o meglio non da solo, perché da solo come dice lui è fondamentalmente impossibile. Si tratta di muoversi in maniera parallela, ma è ancora marginale, oppure tu mi stai dicendo alla fine è l'unico modo in cui otteniamo delle cose, come mi dicevi del Lido, perché alla fine dice, non siamo tanto noi che siamo riusciti, chi voleva o chi non voleva, far sì che si tornasse indietro sull'ospedale al Lido, o comunque ci fossero delle possibilità diverse, è stata perché si è mossa la popolazione, ma il problema è che la popolazione per avere voce deve avere una massa critica, è una cosa che io tiro fuori spesso, come si tira fuori la massa critica? Perché se è solo su un problema emergenziale è terribile, perché allora ogni volta, ok, ci troviamo tutti qua, no, questa cosa è terribile, però non c'è in realtà nessun, la politica dovrebbe essere un progetto a lungo termine. E quindi è come se in questo il progetto a lungo termine, secondo me, deve trovare dei sistemi di rappresentanza, perché non è che possiamo. Dopo. In qualche maniera ci deve essere poi, si tirano le, oppure partecipiamo tutti, oppure almeno che ci siano delle entità che una volta in teoria erano i partiti, ma vabbè, possiamo cambiargli nome, ma devono essere qualcosa in cui si sviluppa un certo progetto e le persone che sono fondamentalmente d'accordo entrano in quel progetto e magari discutono sui dettagli al suo interno, perché però in questo momento qua sembra. Okay. Allora io darei la parola a Peppe per fare un po' la sintesi di queste cose. Ti aggiungo una piccola domanda così molto, stasera sono un po' impertinente qui. Ma secondo te i grillini sono dei cittadini sorgenti? E se no, perché? I grillini, cosa intendiamo per grillini? Quelli che votano. Gli elettori, gli attivisti, gli eletti, il capo di movimento, diciamo, il Movimento 5 Stelle come rete. Lo puoi dire tutte le varie distinzioni, io non ascolto. Ma io mi dicevo una piccola domanda, Ciao. Che non sono convinta, però volevo ascoltare. Non sono convinta che la roba dell'ospedale mare sia. Lui un po' diceva per un mix di cose. Però è un'illusione quella che è per i cittadini, sì, è andata bene. Anzi, mi pareva che. Non so dove cominciare. Comincio da quelle ultime cose che diceva Chiara, no? Perché colgono un po', no, i problemi che abbiamo di fronte in questo tempo di transizione, no? Perché
non so, io mi rifiuto di pensare che il destino della pratica politica dei cittadini sia solo quello di mettere una scheda nell'urna ogni 5 anni. Ma non per ragioni ideologiche, perché non funziona più. Eliminiamo un aspetto di carattere, che bello sarebbe se decidessimo tutti in una grande agorà dove eccetera. Per fare l'agorà ci voleva il 90% e passa della popolazione che lavorava come schiavi, per essere tutti liberi di stare nell'agorà a discutere tutto il giorno. Cioè ci vuole una società un po' di, nel bene e nel male ci vorrebbe una società diversa per poter stare tutti nell'agorà eccetera, no? Per cui, però, per esempio, dosi crescenti di democrazia diretta, usiamo senza problemi di scuola o di etichette o di filtri o di etichette, no, però dosi massicce crescenti di partecipazione, democrazia diretta, decisione condivisa, tutto quello che si può inventare va bene. Avete fatto qualche giorno fa questo incontro su Noi Strumenti, e tutto quello che veniva da tutte le possibili esperienze eccetera è stato buttato dentro lo statuto prima, il regolamento poi attuativo comunale poi, e sinceramente non c'è nessun'altra città italiana che abbia una varietà di strumenti a disposizione dei cittadini utilizzabili da questo punto di vista. Poi lì si apre tutto un altro problema, no? Sapere, potere, quindi...